ovviamente per la gente le due l'hanno cose associato. si infatti molta gente sulla sua pagina Facebook, che conta al momento 13.600 fan, che per me è Sì. una cosa, cioè, incredibile, perché mio padre è morto 35 anni fa, e quello che scrivono, l'affetto, la conoscenza che hanno, quelli che si ricordano che magari a 12 anni sono portati dai genitori, andati in camerino a salutarlo, e che hanno, cioè, c'è proprio una commovente, Che è una vera veramente è partecipazione. la mia forza, guarda, perché nella volontà di ricordarlo, eccetera, così è ovvio che se non avessi il supporto di queste persone che mi accompagnano, poi non tutte 13.000, ovviamente tutti noi abbiamo su Facebook dei like, dove però non interagiamo quotidianamente, no? Però è una cosa veramente di cui sono fiera, devo dire, perché l'ho fatta e l'ho fatta e vive. Perché poi è una pagina dove vengono pubblicati contenuti, foto. Sul discorso dell'archivio c'è una volontà di arricchire questo archivio. Mi sono arrivati materiali, chi da Bologna, chi da Trieste. A Trieste c'è questa ragazza di 23 anni che si chiama Silvana Vino, che è venuta a Prato a vedere la mostra. E lei è stata cresciuta dal papà invece che con i cartoni animati giapponesi, con gli sceneggiati e originali televisivi dei nostri. Quindi lei conosce tutti, e adora mio papà, e va bene. Ed è arrivata con dei materiali, lei è andata a scartabellare in tutte le case dei parenti, trovando un giornale Ritaglio. piuttosto che con degli articoli, con delle foto che non avevo addirittura. Poi fa l'università, perché è piccina, ti dico, e fa l'archeologia. Quindi è proprio questo piacere Della scoperta. della scoperta, della cosa, eccetera. E insomma, è meraviglioso Questa è per una me. dei tanti Una dei fan tanti fan attivi della attivi, pagina. La sì, della pagina pagina. quando l'hai aperta? La pagina l'ho aperta, se non mi ricordo male, intorno agli anni, cioè all'anno lì della mostra, Sì? perché io ho provato ad aprirla dicendo: ma magari mi aiuta Certo. a far sapere che c'è la mostra, no? E quindi i primi due fan storici, che rimangono ovviamente, adesso li chiamo i Magnifici 4, 3 in realtà, più Come Silvana, poi il chiamo. nichelino di Paperon de Paperoni. Esatto, li chiamo i Magnifici 4, sono Dario, che è del nord e non ci siamo mai incontrato, Lucy, che è vicino a Torino e ci siamo incontrate 2 volte, e Silvana appunto che sta a Trieste, e Donatella che sta a Milano. E questi sono i fan che ti hanno dato anche del materiale loro? Silvana, no, poi ci sono altri fan. Ci sono degli intellettuali, c'è cioè un professore che scrive come si Recensioni. dice? Sì, non recensioni, ma proprio delle analisi ad inquadratura. Si chiama Antonio Livoti, e fa delle analisi ad inquadratura sui vari sceneggiati, sul regista, su perché quell'inquadratura. Ma è una roba straordinaria, veramente interessante. Maniacale quasi. Beh, è molto, sì, lui è molto, scrive anche un po' complicato certe volte, però devo dire, c'ha proprio una capacità di analisi e una conoscenza evidentemente anche del Certo. mezzo, insomma. Poi c'è Carlo Pavone, che è un altro fan che ha procurato materiale, e poi si sono mossi anche loro stessi per la mostra, perché cosa è successo? E quando la mostra stava per chiudere qui a Roma, a un certo punto io, parlando con Alessandra Giuri, che era la direttrice della Casa dei Teatri, dico, adesso la mostra dove va? Dice, in che se? Perché per me, capito, È lui era, certo. cioè, era là, e sapevo che era là. E dice, ma sai, dipende, perché dico, ma potrei prenderla?
dice, beh certo, se la vuoi, dico, no, perché sai, il mio sogno sarebbe riuscire a portarla, è pronta, è lì, portarla in altre città. E quindi la mostra vive nella mia cantina, ogni tanto vado a controllare che stia bene, e poi siamo riusciti a farla nel foyer del Teatro Metastasio a Prato, grazie a Massimo Lucconi e una fan che si chiama Rosalba, che ha contattato lei dicendo ma perché non fate questa cosa, e quindi è in forma assolutamente ridotta, però comunque era lì. L'immagine che mi porto via è di un ragazzo che aveva avuto 25 anni a dir tanto, un pompiere, evidentemente di turno quella sera, sì, in teatro, che leggeva attentamente un pannello, mi sembra quello di Johnny Yuma, che è un film appunto dei western, che dicevamo, e mi porto via quell'immagine lì, perché appunto la volontà sarebbe proprio anche far conoscere alle nuove generazioni o quel mondo lì, che ti ripeto sono 30 anni. L'appello sarebbe quello di prendere in considerazione e far girare la mostra. Sì, sì, cioè io, a me piacerebbe che la mostra non tornasse nella mia cantina, mi piacerebbe che la mostra, cioè mi piacerebbe che lui andasse in tournée. Sì. Cioè mi piacerebbe aver lì delle date con lui che è in tournée, in giro per l'Italia, come ha sempre fatto per tutta la sua vita. Sì. E poi ti dico, la mostra è strutturata in modo per cui può facilmente essere ridotta dove gli spazi fisici, sì, non consentissero di esporla tutta, perché è chiaro che esporla tutta è più bello, però a Prato, dove noi in realtà abbiamo messo due pannelli televisione, due cinema e due teatro e una ventina di fotografie, perché quello era lo spazio, però io consideravo che comunque fosse, cioè dal mio punto di vista, se io riesco a fare qualcosa che, per ricordarlo, anche se è piccolino, lo preferisco al nulla. Una delle cose che dicevi che mi è piaciuta veramente molto, che è quella di ognuno di noi dovrebbe adottare, tu stai adottando un attore che è ovviamente tuo padre. No, io ne avevo il dovere, diciamo. Certo. Ognuno potrebbe però farlo per scelta. Hai fertilizzato questa cosa, perché hai ingaggiato tante altre persone in questo. E quindi una delle cose che secondo me dovremmo cercare di fare è quella di prendere delle piccole parti di passato e adottarle e tenerle vive, no? Secondo me sì. Quindi innanzitutto per chi è ad Asti che vadano a vedere la mostra, e poi per chi non è ad Asti pensi come adottare questa mostra e portarla magari, sì, nel paesino, che nella, sì, città. Che si informino al comune, che chiedano al teatro della città o del comune se c'è una sala magari proprio dove tante situazioni ci sono, no? Dove ci sono anche le sale comunali, municipio, come si chiamano, sì, eccetera, se c'è la possibilità con la regione. Io veramente... Anche sarei... nei teatri, nei foyer dei teatri, sì, dove lo permette, ti ripeto, come è stato fatto a Prato, se poi non si riesce ad esporre tutta, si espone qualcosa, però è un segno, sì, certo, è una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce, infatti, secondo me, e non me lo toglie nessuno dalla testa. Bene Sabina, io non so come ringraziarti. Grazie a te. Spero che questo progetto vada avanti, perché ovviamente Luigi Vannucchi è stato uno degli attori miei preferiti e vorrei innanzitutto vedere la mostra, quindi spero che torni anche a Roma. Speriamo. Benissimo, grazie mille. Grazie a te.